Perché in chiesa v'è una bellissima fanciulla chiusa da sempre in una teca di cristallo? È la bella addormentata? Fu torturata e uccisa dal padre, ma perché? È vero che sotto la chiesa scorre un fiume? Davvero si odono urla di condannati? Cosa c'entra il genio di Tiziano Vecellio con Serravalle? E chi abitava lì vicino a cui lui teneva tanto? Vi presento la grande bellezza a due passi da casa. Domenica 28 gennaio dalle ore 16 potrete assistere alla meraviglia di Serravalle, del Duomo di Serravalle. Ve lo presenterò. Sarà un bellissimo momento per stare insieme e condividere la grande bellezza. Tiziano, Canaletto, Paietta, la Sacra Famiglia, il Giglio, la chiesa dove vi è una santa che appare in una teca di cristallo come una eterna bella addormentata. Vi racconterò la storia della bellissima Santa Augusta, trucidata dal padre, torturata e uccisa perché era sposa del cielo. Ma domenica 28 di gennaio dalle ore 16 non ci sarà soltanto una visita guidata a questa immensa bellezza di Vittorio Veneto a Serravalle, ma ci sarà anche il concerto per organo. Io suonerò questo meraviglioso Callido, ecco, del XIX secolo. E quindi l'organo, il concerto, il Requiem Pax Vincit, scritto, composto da me, in La minore, e accompagnato dalle note melodiose, meravigliose del sassofono, ecco, di Carlo Ponara. Quindi non mancate anche questo momento, perché è un'occasione straordinaria poter sentire un organo e che viene, diciamo, dialogante con il sassofono. Ecco, quindi vi aspetto domenica 28 di gennaio, dalle ore 16. C'è un'offerta di 5 euro che aiuta le nostre iniziative. Grazie, a presto. Ah, e prenotatevi però 339 5947 972. A presto.